Ciao a tutti e ben ritrovati al nostro appuntamento dalla vigna alla bottiglia. Siamo in Coglio, precisamente nel comune di Capriva del Friuli, nell'azienda Russi Superiore. Io sono Alessandro, sono tecnico delle cantine Marco Felluga e Russi Superiore. Oggi parleremo del nostro Col d'Isore annata 2017. Col d'Isore è un vino molto importante per noi, è un blend del nostro Coglio Bianco, che deriva da vigneti di Pino Bianco, Friulano, Sauvignon e Ribolla gialla. Il nome Col d'Isore. Il nome Col d'Isore rispecchia la storia della zona. Infatti già nel periodo austro-ungarico, all'interno di questo comune, venivano edificate delle zone che avevano una particolare attitudine viticola. Col d'Isore significa la parte alta della collina, da dove derivano i vigneti per produrre questo vino. Parliamo dell'annata 2017. L'annata 2017 ce la ricordiamo tutti come un'annata molto calda, effettivamente lo è stato così. Però ci sono delle cose molto importanti dal punto di vista viticolo. Il germogliamento è stato leggermente anticipato, visto le temperature, e tutta la crescita foliare. La superficie foliare si è manifestata in maniera molto rapida nel periodo tra marzo e aprile fino ad arrivare alla fioritura di giugno, garantendo una superficie foliare molto interessante e tonica soprattutto, molto importante per la viticoltura di qualità. Il periodo caldo, e mi riferisco al periodo tra luglio e agosto, è stato alternato molto spesso delle piovosità ricorrenti che hanno dato una dotazione idrica puntuale nei momenti di esigenza maggiore della vite. Le temperature nel periodo di vendemmia si sono leggermente abbassate, garantendo delle escursioni termiche che hanno favorito molto la dotazione aromatica già delle uve di partenza. Il Col d'Isore come vinificazione viene vendemmiato esclusivamente a mano e nelle prime fasi ha una macerazione a freddo di circa 10-12 ore. Il contatto intimo tra la buccia, che contiene delle sostanze molto interessanti dal punto aromatico, passa con delicatezza al mosto. Una volta ottenuto il mosto, a contatto con le fece per circa 6-7 mesi. Non c'è una regola precisa, dipende l'interpretazione di ogni annata è diversa e quindi molto spesso è difficile dare dei periodi di affinamento ben precisi, dipende dall'annata, dalla situazione. Passato questo periodo, continua ad affinare in legno in botti da 32 ettolitri di rovere, sempre francese. Molto importante questo aspetto, perché nelle botti grandi il contatto tra legno e vino è minore, di conseguenza si ha proprio una vera cesellatura di quelle che sono le sensazioni aromatiche, le sensazioni speziate, caratteristiche di questo vino. Passiamo alla degustazione. Beh, al naso si sente indubbiamente una presenza di frutti molto maturi che spaziano un po' dall'esotico e arrivano fino agli agrumi, leggermente più freschi e interessanti. In particolare mi ricorda il mandarino. Si accodano a queste sensazioni i profumi tipici dell'affinamento in legno, quasi una fusione, vaniglia, burro, burro d'arachidi, per poi arrivare a completarsi, ad evolversi con della frutta secca come l'albicocca, in particolare, e anche
e anche delle sensazioni che ricordano una leggera speziatura, come ad esempio il rosmarino, che è una caratteristica un po' dei vini di assieme all'albicocca, dei vini di Russi superiori. Devo dire che un po' in questa annata, un po' in tutti i vini, si sente una certa solarità proprio del frutto dell'annata, un aroma senz'altro sconvolgente, passa un po' anche alla frutta esotica. Bocca. Beh, in bocca si sente subito una buona concentrazione avvolgente su tutto il palato, alternato dalle note acide, vive ancora, che fanno prospettare un'ottima longevità di questo vino. Ad un tratto il vino è come se rimanesse una surplus, dato dalla coincidenza tra le note saline un po' e una leggera tannicità derivata dal legno. Molto lungo, lo prepara ad un finale molto intenso e a un ritorno di frutti esotici, di frutta, mi ripeto, matura, di frutta secca, fino ad arrivare al rosmarino, una leggera salvia. Per quanto riguarda gli abbinamenti, io vedo personalmente questo vino con delle paste ripiene, con dei primi abbastanza importanti, anche tartufati. Se penso alla carne, penso alle carni bianche, leggermente anche salsate. Importante è sul pesce, in particolare i crostacei, e pesci con leggermente densi, con una carne leggermente grassa. Una cosa che trovo interessante, ad esempio, la temperatura di servizio. Oserei su delle temperature un po' più alte dei canonici 10-12 gradi di temperatura di servizio. Mi sposterei verso i 14-15 anche. Vedo che il vino rivela la sua potenzialità aromatica con molta più velocità, con molta più al naso. Veramente ogni volta che se lo pone al naso c'è una sensazione nuova. Io spero, con questa degustazione, di avervi comunicato un po' quelle che sono le mie sensazioni, e spero anche che, passato questo periodo particolare che stiamo affrontando, ci sia l'occasione da parte vostra di venirci a trovare qui a Russi Superiore, a visitare la cantina e passare qualche momento assieme, condividendo la buona aria del Coglio e i suoi vini fantastici. Vi rinnovo l'appuntamento alla prossima domenica. Grazie.